Fabio, è arrivato un successo contro il Basket Club Irpinia, nonostante un inizio di partita non facile, come era nelle aspettative nella vigilia, come dichiarato da coach Sanfilippo, però ci è voluto il miglior basket Bellizzi per avere poi la meglio alla lunga su questa squadra. Ma noi siamo in striscia positiva, siamo contenti di questo. Siamo riusciti a svoltare la partita dopo un inizio comunque non consono a quella che era la partita. Avevamo avuto dei problemi in settimana che persistono con gli infortuni di vari giocatori e questo un po' ci toglie spazio nelle rotazioni. Però va bene così, l'importante è alla fine portare i due punti a casa. 7 vittorie consecutive, qual è il segreto di questa striscia positiva per Bellizzi? Forse la serenità e il fatto di poterci allenare con continuità. Se gli infortuni ci iniziano anche a dar tregua, probabilmente possiamo esprimere un gioco ancora migliore. 7 vittorie, sì, sono tante. Noi proviamo a dare il massimo ogni settimana e proviamo a continuare così. Come dicevo in telecronaca, col passare delle giornate sta aumentando sempre il minutaggio, soprattutto dei più giovani. Questa sera Manuel Granata è partito in quintetto dopo i quasi 10 minuti giocati contro Salerno. Come giudichi fino ad ora la stagione, soprattutto dei ragazzi più giovani a disposizione di coach Sanfilippo? Ma la stagione è stata programmata proprio in questo modo. L'idea era quella di iniziare gradualmente ad inserire i giovani, perché altrimenti non ha senso per il futuro del nostro club far giocare gente che ha già dato tanto alla pallacanestro. L'importante è che i ragazzi continuino ad allenarsi in questo modo, continuino ad avere l'approccio agli allenamenti e alle partite che è quello giusto. Poi il loro spazio arriverà, ma è importante farsi trovare pronti, carichi e con voglia di giocare. Dopo questi 7 successi consecutivi, l'obiettivo playoff è sempre più concreto? Beh, ce lo auguriamo. Ci auguriamo di continuare a fare bene. È un obiettivo che ci eravamo prefissati in estate. Stiamo gradualmente risalendo la china. Oggi ci ritroviamo al 4° posto. Sì, è quello che volevamo. Però quello che ci interessa di più è quello che ho detto prima, far crescere i ragazzi, i giovani, per far sì che sia un roster completo, che sia un roster comunque che nel futuro ci dia qualcosa di importante.